non aver bisogno di fare una domanda, ma invece avere lo Stato che arriva a casa con un servizio e con un sostegno, credo che sia la dimostrazione, più tangibile di quella che è la sensibilità che il governo sta, manifestando a favore di quelle, persone, quelle famiglie che hanno delle condizioni di necessità. La carta dedicata a te, si affianca ad altri interventi che sono stati fatti proprio con questa finalità. L'assegno di inclusione che è entrato in vigore dal 1° gennaio del 2024, oggi ha raggiunto quasi 700.000 nuclei familiari, quindi siamo praticamente al target annuale. Quell'assegno di inclusione ha in sé ancora una volta la caratteristica di dare un sostegno a chi è in difficoltà e a chi ha delle fragilità, però nel contempo anche di farlo in modo oculato, perché rispetto a quelle che erano invece altre attività e altri strumenti come il reddito di cittadinanza, ogni pratica, ogni domanda, di concessione dell'assegno di inclusione viene controllata prima attraverso una piattaforma che mette in relazione tutte le informazioni che il mondo della pubblica amministrazione è in grado di consegnarci.